Buongiorno, buongiorno. Oggi ecco, arriva la tecnico audio e video, è andata. Sì, gratati amore, gratati. Pulciosa, sacco di pulci. Allora, eccola che torna. Allora, sì, miau miau, parliamo, mi dispiace, ma parliamo della Meloni. Allora, ragazzi, buongiorno. Aspetta che ho un appunto qua per cominciare. Ho un appunto qua per cominciare. Allora, attenzione ragazzi. Dal 1922 marcia su Roma a oggi sono 101 anni, ma non facciamo proprio i tedeschi. Un secolo. Vuol dire che l'antifascismo ha un secolo. È stanco, poverino, l'antifascismo. È fiaco, è bolso, è... Non è neanche più uno stallone, è proprio un cavallo impotente. Ma per fortuna esiste il Viagra, è il nostro Viagra ideologico. È Giorgia Meloni, la signora Presidente del Consiglio, che ha fatto sapere, ci ha fatto sapere, che tutelerà il suo governo, governo fascista. Tutelerà, virgolette, la moderazione della crescita salariale per prevenire una pericolosa spirale salari-prezzi. Questo è il comunicato stampa dell'ultimo Consiglio dei Ministri. Adesso, Giorgia Meloni e il suo governo vanno ringraziati perché ridanno un senso alla lotta di classe, ridanno un senso al marxismo, ridanno voce al marxismo, perché sono i nemici del popolo. Attenzione, per gli ultimi 30 anni, dal colpo di stato giudiziario della Procura di Milano, che ha distrutto i partiti ideologici, li ha proprio smembrati, scatafasciati, ci hanno spiegato e ci hanno anche convinto che le ideologie erano morte. Pragmatismo era la parola d'ordine. L'ideologia è retaggio del passato, è superato. E così ci troviamo con il pragmatismo a rifiutare tutte le ideologie. Ma adesso ci viene rivelata, grazie a Giorgia Meloni, la grande contraddizione del capitalismo, quella predicata da Marx. La grande contraddizione è che il sistema capitalistico, e quindi liberale, affoga nelle sue contraddizioni. Ora, una parte politica, la destra, che si definisce liberale, ma che è in sostanza fascista, e capite bene perché. Si fregia del soprannome, del nomignolo di destra sociale. Ecco la contraddizione. Di sociale non c'è nulla. Non c'è nulla perché non fa guerra alla povertà, ma fa la guerra ai poveri, perché non adegua i salari al costo della vita, il che vuol dire andare a lavorare ed essere poveri. Ora, questa mancanza di rispetto per, chiamiamolo, proletariato, ma ormai non è più proletariato, ormai è una classe sociale che si nutre solo della sua povertà, perché non ha altro da mangiare. Questo è
il fascismo. Per questo è necessaria una lotta di classe. Quindi vi spiegherò perché il detto proletari di tutto il mondo, unitevi, comincia ad avere un senso che è ultranazionale, perché l'Europa sta andando tutta a destra. Quindi abbiamo bisogno di un senso extra, ultra, appunto, nazionale. Ora, parlato della Meloni, bisogna parlare della cultura di destra, quella spaventosa cultura di destra. Io ho tre idee sulla cultura. Una è quella di Gramsci, che la cultura è la relazione tra uomini, la relazione tra gli altri componenti dell'umanità, cioè tra gli altri esseri umani. Un'altra idea di cultura me l'ha data la mia professoressa di lettere al ginnasio, la professoressa Bizzaro. Lei diceva che la cultura è saper, come l'intelligenza, è saper affrontare le situazioni, e la cultura è solo lo strumento per affrontare le situazioni. Chi affronta male è incolto. E poi c'è l'esempio splendido, meraviglioso, quello di Steinbeck, quel signore dei diari russi. Steinbeck è la riprova della mia teoria, che poi non è solo mia. La teoria che la letteratura è superiore a tutto in assoluto, è madre della filosofia, è madre della scrittura, è madre dell'arte figurativa, è madre di tutto, della psicologia. La letteratura sta sopra a tutto. Steinbeck chiese dei visti per visitare l'Unione Sovietica e scrivere il suo diario russo. I sovietici erano entusiasti di ospitare un giornalista, un letterato, uno scrittore, e lo favorirono in tutto. Cercarono di non favorirlo solo quando richiese di portare con sé Frank Kappa, fotografo ungherese eccezionale, il più grande fotografo di sempre. Gli chiesero i russi, ci sono, gli dissero i russi, ci sono centinaia, migliaia di fotografi in Unione Sovietica, perché ha bisogno di Frank Kappa? Steinbeck disse: Frank Kappa perché è l'unico che sa cosa gli serve, sa dove trovarlo e soprattutto quando lo trova sa come usarlo. Questa è la definizione più bella di cultura che io abbia mai incrociato. Questo vuol dire che la cultura non è, come diceva Gramsci, un magazzino pieno di scansie, zeppo zeppo di informazioni, non servono a un cazzo. Per questo è ridicola quell'iniziativa, ma proprio ridicola da sbellicarsi e da leggere, quell'iniziativa della destra fascista, degli stati generali sulla cultura. Sono quelli che hanno detto che Dante era di destra e lo ha. Sì, certo che si può affermare, dimostralo, i saggi, i scritti. No, niente. Dante è il padre della cultura di destra. Sarà anche il padre della lingua italiana, ma come padre della cultura di destra mi sembra non c'entri parecchio. Io la cultura, l'egemonia della cultura di sinistra, l'egemonia è un cazzo, non è l'egemonia della sinistra, sono i grandi pensatori. Platone era comunista,
Aristotele era comunista. Marx era comunista. Gramsci era comunista. Pasolini è comunista nella sua idea di progresso, perché il progresso riguarda il miglioramento dell'essere umano. La destra confonde il progresso con lo sviluppo. Con lo sviluppo, questo è l'errore della destra liberale, questo è l'errore della destra progressista, che di progresso, grazie proprio al concetto pasoliniano, non ha niente. Ragazzi, vi saluto, ci sentiamo con la storia degli orsi. Ciao, ciao, ciao.